facciamo una bella passeggiata. Perfetto. Stilo e Daniele aprono la fila e fanno il passo. La testi, lo reggiamo tutti. Ok, dietro. Sarà con noi Don Giordano Goccini di Reggio Emilia, responsabile della pastorale giovanile. E stamattina ci vogliamo prendere un momento di pausa da tutti i nostri impegni che sempre ci sovrastano e dai quali facciamo fatica a dare un ordine. Mentre preparavamo questa giornata ci è venuta in mente una frase del Cardinal Martini che citava sempre un proverbio indiano sulle quattro età della vita: l'età della curiosità, quella dei bambini, quella dei grandi sogni, i giovani, quella del ritiro nel bosco e quella dell'uscita del bosco. L'uscita dal bosco è quella dell'età avanzata, quella del ritiro del bosco, secondo il Cardinal Martini, è quella dell'età adulta, perché lui diceva che ci sono due tipi di adulti: quelli che si lasciano prendere dal vortice delle cose da fare, degli impegni, delle incombenze, e quelli che invece si prendono del tempo per riflettere. Ecco, noi oggi ci prendiamo del tempo per riflettere su di noi. Solo questi ultimi sono adulti a pieno titolo. Quanto più uno cresce in responsabilità, tanto più sono necessari momenti di silenzio. L'adulto è in grado di riflettere su di sé e ciò gli dà la possibilità di confrontarsi con la nostra fede, di confrontarsi con il nostro mondo, di confrontarsi con la nostra famiglia, nella nostra famiglia, di confrontarsi con tutto ciò con cui c'è bisogno di confrontarsi, e oggi la complessità lo richiede sempre più dei momenti di riflessione. Allora oggi in questa riflessione ci aiuterà Don Giordano, noi lo ringraziamo molto di essere venuto, e oggi pomeriggio ci aiuterà a riflettere sul nostro essere genitori ed educatori. Quindi adesso lo accogliamo, lo ringraziamo ancora e poi lo ascoltiamo. Un attimo, scusate, intanto non l'abbiamo presentato a dovere, però meglio di così, come con le parole del Cardinal Martini. No, Don Giordano è responsabile della pastorale giovanile sia a Reggio Emilia che in Regione. L'abbiamo chiamato per questo motivo, perché vogliamo sentirci un po' giovani anche noi, no? Quindi facciamoci parlare da uno che di giovani se ne intende. Quindi questo è Don Giordano, e poi magari si presenterà da solo meglio se vorrà fare puntualizzazioni particolari. Aspetto tecnico. Intanto ringraziamo la parrocchia di Zolino che ci ospita nuovamente per la giornata famiglie. Eravamo qui quanti anni fa? 6 anni fa con la dottoressa Bassano. Ringraziamo davvero Don Samuele e la parrocchia. La parrocchia però ci chiede quanti di noi restano a pranzo per poter organizzare meglio tavoli e cucina. Quindi vi chiederei, se possibile, se alzano la mano chi si ferma a pranzo. Così Davide conta per bene chi mi mette dalla cucina. Fidatevi. Davide là dietro. È un gioco, si rimane così. Così perché Davide non dice che ha contato. Bene. Ok. Magari qualcuno può continuare. Va bene, grazie a tutti. Bene, no, finisco la mia presentazione, perché in realtà sono anche direttore di un oratorio che è diocesano, non è parrocchiale, un oratorio un po' strano, era un oratorio salesiano e che è intitolato a San Giovanni Bosco, che è oggi, e quindi è molto colpevole la mia assenza da Reggio di oggi, ma tant'è. È un oratorio molto, molto grande, secondo me è il più grande d'Italia, 153.000 metri quadrati, e 12 campi da calcio, una baracca difficile anche da gestire, molto bella però
perché per tanti motivi, e un po' perché nessuno lo voleva questo oratorio e nessuno lo e, nel quartiere più povero della città, e quindi il mio oratorio, io sono uno dei pochi bianchi, ecco. E il mio oratorio secondo me è un osservatorio molto interessante di come sarà la nostra società, e io non posso mai dare per scontato, in casa mia tra l'altro siamo quattro che viviamo insieme, tre preti e un giovane, e siamo 50-50, siamo due bianchi e due di colore. E io non posso mai dare per scontato che nel mondo siano tutti bianchi, cattolici, italiani, abbiano tutti una famiglia con un papà e una mamma. No? Quando vedo i moduli con mamma, papà, nome e cognome della mamma e del papà, firma dei genitori, mamma, papà, mi fanno un po' ridere, perché dei miei ragazzi, cioè che c'ha la mamma e il papà così tutto in fila, tutto è un mondo un po' complicato. E poi un anno e mezzo fa il vescovo mi ha regalato anche quattro parrocchie dove faccio la pastorale giovanile, con due, di cui una è intitolata San Giovanni Bosco, eppure loro sono in sagra, per cui gli ho confuso le idee dicendo no, ma io c'ho di là, io c'ho di là, e tutte e due, e vabbè, quindi la vita è complicata anche per i preti, anche per i laici. La vita è complicata ma è bella, ecco, questo è un po' secondo me. Ah, l'altra cosa è che sono rimasto impressionato da questa cosa, che stamattina ci sono gli scout che tengono i figli di quelli dell'Azione Cattolica. Questa cosa a Reggio non sarebbe mai successa. Purtroppo non è andata esattamente. Non è andata così, però sul volantino. Comunque a Reggio non l'avremmo neanche scritto nel volantino. Poi da quel che ho capito voi siete quelli bravi, no? Oggi pomeriggio c'è Ruschi e Buschi, invece oggi stamattina quelli bravi, non era così. Comunque io vado avanti con quello che avevo capito. Allora, vabbè, io ho un osservatore un po' particolare, appunto, grazie al fatto che abito in un posto dove nessuno vorrebbe stare. Quando sono andato a abitare lì, perché me l'ha detto il vescovo, non è che noi non abbiamo il problema di scegliere, c'è qualcuno che sceglie per noi. E quando sono andato a vivere lì, mi ricordo tutti quanti mi dicevano ah, inviato, il quartiere più... In realtà io mi sono trovato abbastanza benone e ci sto proprio bene. Ma il fatto di stare molto con i giovani e di stare molto con dei giovani stranieri, sfigati, dai, sfigati si può dire, sfigati, un po', cioè di serie B, e mi ha aiutato molto avere uno sguardo anche un po' diverso sulla nostra vita di adulti. Quindi quello che vi racconterò è un po' legato sia alla mia esperienza personale, perché anch'io ho dovuto pian piano diventare adulto, e sia allo sguardo dei ragazzi. Lo sguardo dei ragazzi che è terrificante, quindi partiamo subito con il problema. Se mando via tutti voi e sanno che nessuno di voi sente, e chiamo tutti i vostri figli e gli chiedo: i vostri genitori sono adulti felici? Non lo so. Se gli chiedo sono adulti impegnati, sicuramente il 98% mi dice sì. E se sono adulti responsabili, probabilmente su tutti gli altri fronti vi salvate. Ma se gli chiedo avete di fronte agli occhi degli adulti felici, gli adolescenti normalmente sono drastici, gli adolescenti sono drastici sempre, no? Sono o bianco o nero, e normalmente conosci un adulto felice? No. Qualche volta qualche figura, diciamo così, che è molto importante dal punto di vista simbolico, l'allenatore di calcio, il maestro di violino, ma perché sono andato a un suo concerto e mi ha fatto entrare in un mondo in cui vorrei entrare anch'io, meraviglioso, bellissimo, no? E allora sono affascinato perché in lui vedo il suo mondo. Dopo riconoscerlo e in quella cosa, in quella passione lo vedo
come un uomo realizzato, perché vorrei arrivare anch'io dove è lui. Ma ce la passiamo parecchio male agli occhi dei ragazzi, come mondo adulto. E ce la passiamo talmente male che abbiamo deciso che essere adulti va bene soltanto quando dentro rimani giovane. Quando mi vogliono fare un complimento mi dicono: ah, ma tu sei, beh, prete giovane, e quello, vabbè, prete giovane, la media dei preti è a 70 anni, e cioè, prete giovane, io ho 45 anni, così, perché siccome tutti tendono a darmene di più, ve lo dico, così, io ho 45 anni, sono quelli che ho, basta, non è che... però prete giovane, giovane dove? Vengo, ho fatto una settimana comunitaria con un gruppo di quindicenni, questa settimana loro mi vedono tutt'altro che giovane, mi dicono continuamente: no, sei vecchio, non capisco una parola di quello che ascolto, delle musiche che ascoltano, dei giochi che fanno su internet, fatico, e ho cercato di starci dietro, fatico a star dentro ai loro linguaggi, fanno le battute tra di loro e io devo sforzarmi di capire cosa sono questi nuovi modi di dire, no? Cosa sono queste, quindi devo continuamente farmi spiegare tutto. Un anno e mezzo fa ci ho messo una giornata a capire cos'erano i risvoltini alla Swag. Voi non lo sapete, no, lo sapete perché c'è dei figli che ha figli adolescenti che si tormentano a fare questa roba. Adesso sta andando meno, adesso un po' meno, sta calando. In ogni caso, il fatto di avere le caviglie, abbiamo avuto tempi in cui c'era la pancia, sono fasi. Dicevo, ce la passiamo molto male, ce la passiamo talmente male che abbiamo la coda di paglia e che per sentirci adulti accettabili dobbiamo subito aggiungere che siamo giovanili, giovani, non si può più dire perché insomma è evidente, ecco, cioè, allora giovanile, abbiamo inventato gli anziani giovanili, vecchi non esistono. I vecchi in Italia sapete che non esistono, perché se voi chiedete alle persone quando è che si diventa vecchi, la media è la media delle risposte è sopra gli 87. Siccome la speranza di vita in Italia è 82 per i maschi e 84 per le femmine, potenzialmente nessuno in Italia può diventare vecchio. Okay? I vecchi non esistono proprio. Se avete qualcuno che vi sta sulle scatole e volete togliervelo di torno, gli dite: ti trovo un po' invecchiato, non vi darà più fastidio. L'altra formula, ecco, con le donne soprattutto, hai messo su qualche chilo, ma com'è che siamo diventati così, com'è che abbiamo cominciato a odiare così tanto l'adultità e anche l'anzianità, da renderla accettabile solo se riusciamo a dargli comunque due pennellate di quella roba che si chiama giovinezza? Com'è che abbiamo deciso che la vita che ha un senso, che la vita che può aspirare a una pienezza, alla felicità, sia la vita giovane? Tra l'altro, se ci pensate bene, a me sembra, io lo dico spesso, questo ai ragazzi e ai giovani, io dico spesso loro: mi dispiace per voi che siete soltanto giovani, noi adulti siamo molto di più, e soprattutto gli dico: mi dispiace perché dovete ancora aspettare per realizzare la cosa migliore della vita, che è la felicità, perché la felicità è una caratteristica adulta. Cos'è la felicità? Cos'è la felicità? Se passiamo una bella giornata insieme, ci divertiamo tantissimo, è la felicità? Sì. Non ancora, è l'allegria.
è la gioia, è la spensieratezza, se no? Siamo in vacanza, ad esempio, e quindi non abbiamo l'agenda, gli impegni, le facce del capufficio, no? È la spensieratezza. E in questo campo i ragazzi, i giovani ci battono, indubbiamente, perché loro hanno una capacità emotiva, hanno una fibrillazione emotiva molto più alta della nostra. Noi abbiamo, come dire, pian piano nella vita si ovattano un po' le emozioni, e quindi gli adolescenti sono invece, e quindi loro non conoscono solo la gioia e l'allegria, conoscono anche l'euforia, anche dall'altra parte, non conoscono solo la tristezza, conoscono il baratro basta un brufolo per penetrare in un baratro di angoscia proprio. Ma una bella giornata, un bel momento di festa, un bell'incontro con qualcuno che ce l'allegra, una bella soddisfazione sul lavoro, no? Sono allegria, gioia, sono piacevoli, sono un piacere, ma sono la felicità. Perché la felicità avrebbe una pretesa di essere costante, di essere duratura, di essere incrollabile. La felicità è quella roba che non dovrebbe scomparire. E allora io dico, soltanto da adulti è possibile essere felici. Da ragazzi, da giovani si può essere contenti, gioiosi, euforici. Ci sono un sacco di sostanze, tra l'altro, che regalano queste cose, insomma, in modo potente, anche il sesso non scherza, e i ragazzi lo sanno, ma essere felici è qualcosa di più. Essere felici, secondo me, è quando la mattina ti alzi, ti metti il vestito della tua esistenza, della tua identità, e lo riconosci che è proprio il tuo. Anche se è una giornata in cui devi faticare, anche se hai un guaio grosso da risolvere, vengo da una settimana in cui ho dormito poco, ma non perché in settimana con i ragazzi ho dormito poco, perché mi sono piombati diversi guai, però sono miei, cioè non mi hanno tolto la felicità, mi pesano parecchio, ma sono miei, sono guai di cui devo occuparmi io. In un certo senso fanno parte, non dico che ho scelto, che non si scelgono i guai, ma fanno parte del pacchetto che ho scelto, devono stare nel mio zaino. Se il mio cammino in queste settimane è diventato più faticoso e io sento che le gambe fanno più fatica, lo so, è per quello lì, è perché nello zaino ci ho messo anche quel paio di cose che era meglio se non succedevano, ma sono mie, non mi tolgono la felicità. Felicità è una dimensione molto profonda, che si costruisce pian piano, molto costante. La felicità non è la faccia sempre allegra di chi sorride sempre, o di chi addirittura nasconde dietro un sorriso tutta la spazzatura della sua vita. No? La felicità sa anche prendere su di sé il peso della sofferenza. Felicità è possibile anche in un letto d'ospedale, quando uno si alza la mattina e si ritrova che il vestito di quel giorno lì è il camice dell'ospedale, che tra l'altro ti mettono loro, è anche proprio bruttino, è proprio manco tuo, non è nemmeno del tuo guardaroba, no? È proprio molto. Eppure se uno riesce a dare un senso a quell'essere lì, se uno riesce a dire a se stesso che quello è il sentiero del suo cammino, si può essere felice anche in un letto d'ospedale a un passo dalla morte. Ed è un po' paradossale, ma prima vi dicevo lo sguardo dei ragazzi, fare il prete aiuta ad avere anche lo sguardo di quelli che se ne vanno,
soprattutto di quelli che se ne devono andare presto, ed è uno sguardo molto particolare. Non so se avete accompagnato qualcuno alla morte, a una morte precoce. È uno sguardo che cerca un senso, no? Che cerca una pacificazione profonda. E tante volte io ho visto queste persone raggiungere un'autentica felicità, nell'ultimo passo della vita. Un'autentica, non si chiama rassegnazione, è un'autentica immersione dentro al mistero della sofferenza che li ha toccati, usando quella sofferenza come forma di riscatto, come forma di dono della propria vita. Quindi il mistero della vita è molto grande e la felicità è questa cosa estremamente simbolica. Quando io al mattino mi vesto e mi metto la mia identità, allora posso sperare di essere felice. Quando invece mi vesto e mi metto i miei vestiti e sogno i vestiti di qualcun altro e sogno qualcosa che è altrove, voi capite che posso avere i vestiti più belli del mondo, posso avere raggiunto tutte le vette dell'universo, posso aver conquistato il posto che mi ero prefissato, comprato il macchinone che avevo tanto sognato, posso avere finalmente costruito la casa, aver appeso tutte le lauree e tutti i riconoscimenti nel mio ufficio, ma non c'è nessuna possibilità che io riesca a essere felice. Allora, la felicità, secondo me, è una caratteristica adulta. È una caratteristica adulta perché ha questa profondità, ha questo incedere lento, ha questo passo, ha questo ritmo posato. E la felicità comprende tutto il mistero dell'esperienza umana, perché non può prendere solo un pezzo della vita umana, non può essere la felicità quella cosa che faccio ogni tanto quando esco dalla mia vita e mi ritrovo. Quella è la vacanza, quella è il divertimento, no? Prendere un diverticolo, prendere una via laterale, uscire ogni tanto dalla via maestra e liberarsi un po' dal peso, d'accordo, tutta roba buona. Ma la felicità non può essere altrove da casa mia, dalla mia esistenza, dalla mia vita. Deve essere lì. La capacità contempla tutte le dimensioni della vita, soprattutto la dimensione più difficile, e cioè la sofferenza e la morte. La sofferenza e la morte. Perché essere adulti vuol dire questo. Essere adulti vuol dire che mi alzo al mattino e vedo, e mi vado in bagno e mi guardo allo specchio, perché lo specchio sta lì, e mi guarda. E non so cosa trovate voi al mattino davanti allo specchio, ma non ci sono grandi soddisfazioni. Non ci sono grandi miglioramenti dalla sera prima. Anzi, le donne in particolare hanno un, non so perché, hanno una devastazione notturna. Lo si vede dal tempo di restaurazione che poi hanno bisogno la mattina. Noi uomini facciamo prima, facciamo la barba e poi la prendiamo come viene, ci pettiniamo un po' e poi la prendiamo come viene. L'età adulta è l'età in cui la morte continuamente ti parla, bussa alla tua porta, ti segna. Cioè la morte non nel senso del giorno della morte, ma nel senso della nostra vita che è mortale. Ora, la felicità, dicevo, comprende tutti gli aspetti della vita, compreso il suo aspetto più tragico, più, come dire, più terrificante da un certo punto di vista, cioè il fatto che noi aspiriamo
a tutto ciò che è infinito, e poi invece la vita è finita, finisce. La vita ha un limite, ha una fragilità, e questo limite non è solo quel giorno che non sappiamo, potrebbe essere oggi, non toccatevi per favore che c'è la telecamera, ma no, voi potete farlo, invece che c'è anche il ferro, potrebbe essere oggi, potrebbe essere fra tanti anni, va bene, ma c'è un giorno in cui, appunto, scendono i titoli di coda. Ma la morte non è solo là, la morte è tutti i giorni, la vedo nel mio corpo, no? Dai 27 anni in poi il corpo comincia a... Ecco, vedo, non dico sempre questa cosa perché quelli che sono lì attorno, oddio, mi mancano 2 mesi, ho già cominciato a... Il crollo del corpo comincia a 27 anni, ma all'inizio non ti preoccupare, non è disastroso, all'inizio è lieve, è disastroso poi. Pian piano, dopo una parabola così. Il corpo stesso, dico, si alza al mattino e ci guardiamo allo specchio, perché il corpo stesso ci dice che invecchiamo, il corpo stesso ci dice che, no, che la morte viene a prenderci, e tra l'altro ce lo dice senza possibilità di inversioni di tendenza. Ecco, sulle inversioni di tendenza faccio solo una nota. In realtà alcune inversioni di tendenza sono possibili. E da quando il Vescovo mi ha dato le 4 parrocchie, un anno e mezzo fa, ci ho lasciato quegli 8 chili. Non che fossi grassissimo neanche prima, però ci ho lasciato quegli 8 chili senza nessuno sforzo. Non so perché, però da quando ho le parrocchie sono calato costantemente. 7-8 chili, quindi se volete chiedete al vescovo che vi dia 4 parrocchie, avete esatto, allora, ci sono le possibilità di inversioni di tendenza simboliche, puramente simboliche, dell'invecchiare, e noi siamo molto legati, poi vabbè, lascio stare il discorso della chirurgia estetica, di tutti questi ammenicoli vari, no? Cioè di queste cose artificiose, ma perlomeno, soprattutto per i maschi, c'è una fase in cui attraverso lo sport, no? Poi più o meno la parabola dell'uomo maschio è questa, che gioca, fa qualche sport, si tiene in forma, si sposa, divano, divano, pranzi dalla mamma la domenica e anche tutti i giorni che può, se la mamma è più vicina all'ufficio di casa, va a pranzo dalla mamma, si rilassa e si allarga, e senza nessun problema, gli amici lo prendono in giro, è un segno di prosperità, vuol dire che sta proprio bene, si è sposato e sta benissimo, anche i preti succede queste cose, poi arrivano i 45-50 anni, la moglie che scalpita, dice guarda lì, fai schifo, 600 kg, non fai mai niente. L'inizio è difficilissimo perché uno ci prova, no? Prende la bici e parte, solo che arriva appena appena su, e già il primo cavalcavia, gira la bici, torna a casa, poi la bici... 5.000 euro naturalmente, si punta sull'attrezzatura e poi va a fare 200 metri di corsa, torna a casa distrutto, però c'è troppo freddo, il freddo, allora prende il tapirulan in casa, cioè, no? Bene, l'inizio è terribile, poi qualcuno invece riesce ad andare avanti e si trova che cala 10 kg, no? La simbolica dell'inversione di tempo, e a quel punto ci perde la testa, si dimentica che è un uomo, che ha una famiglia, che ha un lavoro, che ha dei figli, che aveva degli amici, che esiste il resto del mondo, e comincia 2 ore di palestra tutti i giorni, poi comincia a fare le gare, le maratone, e riscopre questa seconda finta giovinezza del corpo. È un meccanismo molto strano, molto particolare, probabilmente mentre lo dico pensate a... Sì, no, poi come fa a sapere? Mi vedo tutti piuttosto... Non ci no, beh, c'è un sacco di amici che ho visto... Ah, una parabola che poi ha anche delle deviazioni, perché quando uno si illude di tornare giovane,
La palestra è anche un ambiente di esibizione di sé e di incontro di tante persone, cioè ho visto anche delle famiglie sfasciarsi in questa parabola, ma proprio di gente che perde la testa, perché improvvisamente si è drogata di un'illusione di poter invertire il corso della vita, di aver spazzato via quella morte, la patina della morte, che invece si accumulava sul mio corpo e attraverso quell'attività, simboli molto reale, cioè andare in palestra, fare sport, mi illudo di poter tornare indietro e di poter di nuovo mostrare i miei pettorali, i miei bicipiti, la mia tartaruga al mare o in piscina o eccetera eccetera. E non è strano che a quel punto a 50 anni mi trovo a innamorarmi di una ventenne. E di per sé una ventenne e un cinquantenne, tolto il fatto che la vede bella, e questo, di per sé una ventenne e un cinquantenne non dovrebbe dirgli molto, perché insomma, no? Normalmente noi cerchiamo qualcuno che è adeguato al nostro livello di storia, di biografia, e invece non è, perché a quel punto corona invece il sogno di essere tornati giovani. E chiusa la parentesi sulla irreversibilità, ci sono quindi delle, state attenti alle esperienze che vi ingannano, che vi fanno sognare di tornare indietro. E le mamme che sognano di passeggiare con le loro figlie in centro e venire scambiate per due sorelle. Ecco, non è una bella cosa. Se vi scambiano per la sorella di vostra figlia, non è una bella cosa. Non è neanche tanto una bella cosa che voi passeggiate con vostra figlia con gli stessi atteggiamenti. Vostra figlia in centro dovrebbe passeggiare con le sue amiche, con degli atteggiamenti che a noi stanno anche un po' così, però sono gli attesamenti tipici degli adolescenti. Voi in centro dovreste passeggiare in un altro modo, con altri atteggiamenti, dicendo qualcosa di altro del vostro sé. E se poi siete riusciti a rimanere belle, meglio per voi. Ma c'è questa, come posso dire, stiamo attenti perché viviamo di queste illusioni. Torno sulla sofferenza e la morte, perché è il tema che mi sembra, cioè è il nodo. L'età adulta è il secondo tempo della vita, quello che è decisivo, e quello in cui non c'è poi un'altra possibilità dopo per tornare indietro. Cioè, quando si è giovani ci si può illudere che tutto sia apparecchiabile e sparecchiabile e si possa insomma andare e tornare, ok? E quando si è giovani si è trapiantabili in ogni luogo. Avrete sentito che l'80% dei giovani italiani ritiene una buona ipotesi quella di andare a lavorare o a studiare all'estero, se capita una buona opportunità. Cioè, che vuol dire? Da una parte è molto bello, vuol dire che i nostri giovani hanno una mentalità aperta, dall'altro è terrificante, vuol dire che le mie radici qui sono talmente fragili che in realtà io posso essere trapiantato ovunque. E quindi non la mia appartenenza a una casa, a un popolo, a una storia è talmente labile, talmente fragile che posso andare ovunque. Quando si è adulti si deve fare i conti invece con la serietà della vita, con il non ritorno di oggi. Oggi lo vivo solo oggi. E quindi la mia scelta di non essere nelle mie parrocchie a festeggiare San Giovanni Bosco, essere qua, non lo so, mi è venuta così, non ho delle gran motivazioni per tutto questo, ma mi è venuta così, ma di questo mi devo fare carico. Non è pensabile di poter tornare indietro, non mi posso illudere, c'è una responsabilità sul tempo che è estremamente importante, che diventa decisiva man mano si va avanti, man mano ci si avvicina al fischio finale. Se c'è qualche interista qua dentro come me, sa cosa intendo quando ci si avvicina al fischio finale, cosa si rischia.
cosa si rischia? Gli ha lasciato tanti di quei punti in queste partite. Sulla morte, sulla morte cosa si può dire sulla morte? Noi siamo nel secondo tempo della vita e con la morte dobbiamo imparare a flirtare, a ballare il tango, direbbe il Papa, che è argentino. E dobbiamo imparare a, come posso dire, a camminare con la morte, essere mortali. Penso, poi questo lo sviluppiamo oggi pomeriggio, e penso dal punto di vista dei genitori. Essere genitori non vuol dire solo avere un compito di cura nei confronti dei figli, un compito che, intendiamoci, non finisce mai, vi accompagna per tutta la vita, benché conosce fasi molto diverse e deve avere fasi molto diverse. Ma essere genitori vuol dire anche una consapevolezza fondamentale, che i nostri figli arriveranno dove noi non ci saremo, che noi non li accompagneremo tutta la vita, sarebbe tragico, che loro andranno dove noi non andremo, ci sarà un mondo che loro vedranno e noi no. Io ci penso spesso, adesso che la distanza, io sono sempre con ragazzi, ma fino a qualche tempo fa potevo illudermi di essere ancora vicino a loro, adesso che la distanza dai ragazzi è diventata di una buona generazione abbondante, no? Hanno già dei 15 anni, dei 18 anni, spesso le loro mamme sono più giovani di me, e loro arriveranno dove io non arriverò, al di là delle storie personali, sicuramente come generazione. Il lasciare, il mollare la presa, l'abbandonare il porto, è una dimensione fondamentale della vita, non è l'incidente che ci capiterà un giorno. Allora, noi rischiamo di vivere la nostra vita con questa illusione di immortalità, con questa illusione di esserci sempre. I genitori la vivono molto, questa roba, di esserci sempre e soprattutto di essere sempre indispensabili, senza di noi non se la caveranno mai. E poi un giorno, tutto un tratto, capita la disgrazia della morte, e noi piangiamo. Invece la nostra vita ci racconta qualcosa di diverso, cioè che la nostra vita è una parabola verso una partenza, verso un lasciare, verso un andare. E solo dentro questa cornice noi riusciamo a dargli un senso, riusciamo a renderla bella, riusciamo a dare alla nostra esistenza un compimento, Possiamo dire un giorno di aver vissuto per qualcosa. Se abbiamo vissuto per qualcosa, non sarà la morte a venirci a prendere. Ieri sera ho un incontro con Don Giovanni Nicolini e lui diceva questa cosa molto bella. E quando la morte, io cerco di aiutare le persone che stanno per morire, parlavo di fine vita, e io cerco di aiutare le persone a non lasciarsi sorprendere dalla morte. Prima che la morte ti venga a prendere, tu puoi decidere di dare la vita. E quando arriva la morte non c'è più niente per lei. Quando arriva la morte a rapirti non c'è più niente per lei, perché tu non vieni rapito dalla morte, ma ti sei speso per la vita. Allora noi abbiamo questa cosa meravigliosa, che è una parabola, che è la nostra piccola esistenza, piccolissima, siamo 7 miliardi e 300 milioni nel mondo, figuratevi se quando siamo noi qualcuno se ne è accorto, sì, con la vostra mamma se ne è accorto, e pochi altri. Figuratevi se quando ce ne andiamo noi il mondo se ne accorge, qualcuno se ne accorge, ci piangerà e ci seppellirà, speriamo. Ma siamo 7 miliardi e 300 milioni, noi abbiamo questa cosa piccolina, che è la nostra esistenza, che è una piccola parabola, che comincia che abbiamo bisogno di tutto e ce la facevamo addosso, finirà probabilmente che ce la facciamo addosso, cioè, tra un pannolino e un pannolone, insomma,
no? E con questa breve parentesi di autonomia, che ci sta molto cara, la nostra vita è lì, piccolina. La vera sfida della vita è rendere questa parabola un capolavoro, e rendere questa parabola piena di senso, e poter dire alla fine di questa parabola ho vissuto per qualcosa, anzi direi meglio ho vissuto per qualcuno. Bene, che ci mettiamo dentro? La seconda lettura di oggi, dopo abbiamo messa, la seconda lettura di oggi è emblematica, perché ci dice alla fine San Paolo, fa questo inno bellissimo alla carità, un'opera meravigliosa, no? Stupenda, infinita, da penetrare anche dal punto di vista del pensiero. Cosa ci mettiamo dentro a questa parabola per dargli un senso? Noi siamo animali simbolici, agli altri animali basta vivere e li guida nella vita l'istinto, no? Poi in modi diversi, come volete, ma noi invece siamo animali simbolici. Tutti noi abbiamo bisogno di 2.000-2.500 calorie al giorno per sostentarci. Anche gli animali hanno bisogno di mangiare per sostentarsi. Se avete tre cani, gli date qualcosa da mangiare, se lo lotteranno un po', no? Per strapparselo, per dividerselo, e poi se lo andranno a mangiare ognuno per conto suo. Noi invece oggi, qua, come a casa vostra, mangiamo attorno a una tavola, insieme. Spero, a casa vostra mangiate ancora insieme. Non c'è qualcuno che mangia sul divano? Non c'è qualcuno che guarda il cellulare mentre mangia? Noi mangiamo attorno a una tavola insieme, e quella tavola ha un significato, può assumere molti significati. Un conto è la tavola di tutti i giorni, dove si raduna la famiglia normalmente, che è una battaglia oggi, perché i tempi di ciascuno sono talmente sparpagliati, no? Difficile anche. Un conto è la tavola della domenica, dove invece il tempo è un poco più disteso. E un conto è se arriva un ospite, un conto è se è un'occasione particolare, un conto è la tavola del Natale, non apparecchiate per Natale con la tovaglia a scacchi bianchi e rossi e i piattini di carta, perché così risolvete il problema di lavare i piatti al pomeriggio, no? E se invitate il prete a pranzo, non gli buttate lì un hamburger del McDonald's, perché no? Non fatelo. Non esagerate neanche, però, quando qui c'è un sacco di calabresi nelle mie parrocchie, e le signore calabresi di una certa età, anche i giovani me la cavo bene, ma le signore calabresi di una certa età sono terrificanti. Io adoro la cucina calabrese, per tutto il piccante, proprio la adoro, però loro hanno questo senso delle dimensioni. E il problema è che la signora calabrese soffè, m'offendo. No, signora, non si offende. Io mangio poco, proprio, ma non riesco a mangiare più di tanto. E quindi io preparo il terreno prima, dico sì, vengo, però mi raccomando, di a tua mamma che non si offenda, perché io mangio poco. Adesso si è sparsa la voce, ma lo sappiamo che lei mangia poco. Un pochino va meglio. Il mangiare per noi assume un significato, e così tutte le altre dimensioni della vita. Guardate, per venire qua, tutti voi, presumo stamattina, dal fatto che abbiate chiesto se dopo si va a piedi, direi che no, è una abbastanza certezza, avete preso una macchina per venire qua. Una macchina fatta di quattro ruote, un motore, un volante, il cambio, i sedili. Più o meno le macchine, insomma, svolgono tutte la stessa funzione. Però, come sono diverse le persone quando sono su una Panda e quando sono su un Audi da 100.000 euro. Quando sono diverse le persone quando arrivano e hanno una macchina tutta scassata. E noi lo sappiamo bene. Chi ce l'ha detto? Chi ce l'ha spiegata questa cosa? Che se uno ha una macchina bella è più
intelligente, più capace, più furbo, più vale di più. Nessuno. Nessuno ce l'ha spiegato. I vostri figli lo sanno questa cosa? Che se uno ha una macchina bella vale di più? Altro che se la sanno. Spero che gli abbiate anche detto che è una finzione, che non è mica vero. Che se io salgo sulla Panda scassata, o se salgo su un BMW da 100.000 euro, sono la stessissima persona. Anzi, tutti quanti siamo contenti che il Papa adesso vada in giro con l'utilitaria e i vescovi tremano perché non sanno più che macchina devono usare. Che è l'ultimo che ho sentito che gli ha regalato un macchinone là, e lui l'ha presa e poi venduta e ha dato i soldi alla messa della Caritas, no? E i vescovi non sanno più con che macchina si può girare adesso perché sono in panico. Cosa significa questo? Cioè vuol dire perché? Perché tutto questo? Ma perché noi siamo animali simbolici, diamo un significato alle cose, al punto che, non so, io guardo molto le pubblicità, guardo poco la TV, ma mi piacciono molto le pubblicità sono molto interessanti, al punto che se fate caso nessuna pubblicità di auto spiega qualcosa sul motore, sulla tecnologia, qualche volta sparano un nome nuovo, sparano un nome strano, ecco, no? Per dire che c'è una tecnologia nuova, ma puntano tutte su un desiderio di felicità. Le pubblicità delle auto ci raccontano un mondo possibile dove noi saremo più felici, ad esempio dove ci sono le strade e non c'è nessun altro. Le strade non ci sono le buche, sempre semicurve e il lago, il monte e nessun altro per i piedi. Stamattina era quasi così, devo dire, strada era quasi così. È il sogno, a parte la nebbia fino a Modena Sud, ma è il sogno di tutti noi automobilisti. Noi ci muoviamo, se gli animali si muovono attraverso gli istinti, noi ci muoviamo invece attraverso delle cornici simboliche. Noi abbiamo delle cornici di senso che guidano la nostra esistenza. I più grandi produttori di cornici di senso oggi sono i pubblicitari. Sono geniali i pubblicitari. Nel periodo di Natale, non so se avete notato, una pubblicità su tre era un profumo. Ora, fare una pubblicità in TV dove si sente, si vede, ma non si annuncia, su un profumo, ci vuole del genio. Ci vuole del genio, eh? Guardate le pubblicità dei profumi, sono molto interessanti. Raccontano di mondi possibili e di identità possibili, ma la verità mi sembrano piuttosto impossibili per la maggior parte di noi, ma di identità possibili, e insinuando che basta mettersi due gocce di profumo e tu entri in quell'universo lì. Devono raccontare un mondo, per cui il linguaggio è estremamente evocativo, molto confuso, molto, no? molto onirico, c'è sempre un sogno. Però dobbiamo chiederci che sogni abita la nostra vita, cioè noi abbiamo questo pezzetto, questa parabolina di esistenza e ci guidano queste cornici simboliche, ci guidano queste cornici di senso che danno un significato a ciò che facciamo ogni giorno. Nessuno si è mai preoccupato di spiegarci che i soldi sono importanti. Nessuno, non avete mai chiamato nessuno a fare una lezione sul fatto che i soldi sono importanti. Nemmeno voi vi siete preoccupati di spiegarlo ai vostri figli, e tutti invece lo sapete. Quanto sono importanti i soldi? E questo sarebbe ora di fermarci un attimo a riflettere. Quanto sono importanti i soldi? Beh, questo, perché ce lo diciamo, i soldi non fanno la felicità, poi aggiungiamo se non figurati la miseria. Ma quanto sono importanti realmente i soldi? Questo non riflettiamo tanto. Sicuramente, e qui vado verso seconda lettura di oggi, riprendetela, dopo la leggeremo a messa, ma riprendetela e rileggetevela. Sicuramente noi dobbiamo trovare qualcosa che resta. E
Paolo comincia proprio così: aspirate ai carismi più grandi, io vi mostrerò la via migliore di tutte. E poi comincia questo inno all'amore. E comincia a dire che se anche avessi laudi, ma non ho la carità, non sono niente. E se anche diventassi il capufficio, il capo del capufficio, il capo del capo del capufficio, il capo supremo dei capi dei capi uffici, ma non ho la carità, sono un bronzo che risuona, un cembalo che tintilla. E se anche i miei figli si laureassero, si trilaureassero e facessero anche il philosophical doctor, il dottorato, no? Eccetera, 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 e potessi appendere tutte, ma non ho la carità, non mi serve a niente. Tre cose rimangono: la fede, la speranza e l'amore, ma di queste più grande è l'amore. Ora noi dobbiamo veramente fare una rivoluzione culturale, e però dobbiamo stare, vabbè, adesso una notizia, dobbiamo stare attenti ai linguaggi, dobbiamo stare attenti molto ai linguaggi. Io sono molto perplesso sulla manifestazione di ieri, perché il linguaggio è rivendicativo. Se fate caso, il linguaggio di Papa Bergoglio è molto diverso, lui viene da un altro ambiente, è un argentino, piombato a Roma, così. È un linguaggio molto diverso. E noi dobbiamo ritrovare il senso delle relazioni, il senso delle relazioni che sanno entrare nella vita dell'altro e lasciare entrare l'altro nella nostra vita. Il senso delle relazioni che accoglie la fragilità, e non perché io non ce l'ho, ma proprio perché io ce l'ho, la fragilità. Accoglie la fragilità da fragili. Guardate, Papa Francesco ci sta disegnando la possibilità di una nuova Chiesa. Ci sta disegnando la possibilità di un nuovo annuncio del Vangelo, che va al cuore del Vangelo e che dice esattamente questo, che Dio ama anche chi non se lo, no, non anche, Dio ama chi non se lo merita. Dio ama chi non se lo merita. Questa cosa è sconvolgente, è terrificante, eppure dice qualcosa di completamente nuovo alla nostra esistenza. Dice di qualcosa di completamente nuovo, la nostra paura di rimanere contaminati dal male che c'è nel mondo, dal peccato, dalla fragilità degli altri, dalla loro sfiga, direbbero i ragazzi. La paura di contaminarsi con la sfiga, perché poi se ce l'hai addosso, dopo non te la cavi più di dosso. Ora noi abbiamo questa parabolina di esistenza, cosa ci mettiamo dentro? Che cosa ci mettiamo dentro? Ci avete messo dentro una famiglia? Direi, spero, al centro della vostra vita. Con che sogni? Con i sogni della famiglia del Mulino Bianco? Dove al mattino sono tutti pettinati, si salutano tutti cordialmente. Ma in quale famiglia la gente va a colazione e si saluta cordialmente, no? Cioè, ci sento dei grugniti la mattina, la mattina, no? Inzuppano i biscotti e li tirano fuori, i biscotti stanno interi. Ma ci sono delle leggi della fisica, no? Cioè, la mattina si fa del pastrocchi. L'avete sognata così la vostra famiglia? O ci avete messo dentro la fragilità? E avete imparato ad amare la fragilità? Quella dei vostri figli, quella di vostro marito, di vostra moglie, quella della suocera, che è una fragilità un po' dura, un po' spigolosa, quella degli eventi della vita, quelli dei vicini di casa. Noi dobbiamo ritrovare un senso del nostro essere uomini tra gli uomini, un senso del nostro essere, come posso dire, scelti, amati, mandati da Dio per un annuncio di grazia e di gioia a tutti gli uomini, che è quello che sta cercando di fare Papa Francesco, che dice basta stare tutti indietro, tutti fuori, fuori. Firenze si è detto basta, tutti fuori, no? Uscire, uscire,
tutti fuori. Tutti fuori per che cosa? Tutti fuori per abbracciare l'umano, ma non l'umano riuscito, non ciò che umanamente è riuscito bene, l'umano ferito, per abbracciare l'umano non compiuto, per abbracciare l'umano che ha sbagliato, che ha sbagliato. Il messale è pieno di preghiere dove si dice che Dio accoglie i peccatori pentiti. Grazie. Anche noi siamo disposti ad accogliere i peccatori pentiti. Ho un amico che è stato brigatista, è uno di quelli dei quattro che hanno rapito Moro, quindi ha ucciso i ragazzi della scorta, lo ha combinato altri guai. Quando l'ha beccato gli ha dato 5 ergastoli e 105 anni. Poi ha fatto tutto un percorso, effettivamente è un uomo pentito e che sta facendo anche molto bene, insomma, molte cose buone, soprattutto sul tema della riconciliazione con la figlia di Moro, fanno spesso degli incontri con i figli, soprattutto col figlio di uno dei poliziotti della scorta di Moro, che sono andati anche in Palestina a fare degli incontri. Abbiamo lavorato tante volte insieme. Quando dico potremmo chiamare Franco a fare una testimonianza, il brigatista, però è pentito. Certo, è pentito. Vabbè. Però accogliere i peccatori pentiti siamo capaci anche noi. La novità di Dio è che Dio accoglie quelli non pentiti. Noi ci raccontiamo sempre la parola del figlio del prodigo dicendo che il figlio pentito, ma che pentito? Ha finito i soldi. Se no continuava ad andare a donnine. Se aveva ancora i soldi, mica tornava a casa, continuava ad andare a donnine finché ne aveva, finché se c'aveva il banco, la carta gold andava avanti, non è che ha finito i soldi. Ha finito i soldi, è la potenza della fame che lo porta a casa, perché si ricorda che a casa sua c'è il pane anche per i servi. Leggete bene quella parabola. Il padre lo accoglie, ma non è pentito. Infatti inizia con la filastrocca, sì, ho sbagliato, però prendimi come servo. Non è pentito. Dio accoglie quelli non pentiti. Ora, io credo che il senso più profondo della vita, il senso più profondo del dono di essere cristiani, di avere conosciuto Gesù, sia portare al mondo questo abbraccio di Dio per tutto ciò che è umano e per tutto ciò che di umano il male ha deturpato, perché il male aggredisce, il male fa male, il male rovina, il male rompe, il male distrugge. Ora, la grandiosità della nostra vita è che in questo pezzetto di respiro, in questo soffio, no? L'uomo è come un soffio, dice il Salmo, come l'erba che germoglia al mattino e alla sera è falciata di secca. In questo frammentino di nulla che noi abbiamo tra le mani, noi possiamo portare in questa storia l'abbraccio di Dio che benedice, accoglie, rinnova l'umano, anche quello distrutto, devastato dal male. Questo secondo me questo è quello che si chiama carità, se volete, vabbè, ci sono delle distinzioni tra le due cose, ma il Papa ci ha rinnovato la terminologia della misericordia, l'idea di questo anno, di questo tempo straordinario, speciale, giubilare della misericordia, deve portarci lì. E quindi sono contento per tutte le vostre conquiste, sono contento per le conquiste dei vostri figli che vi riempiono d'orgoglio e vi permettono di andare dal macellaio e parlare con la signora e raccontare quanto è stato bravo vostro figlio al torneo di non so che cosa o come lo hanno applaudito all'università alla presentazione della sua tesi. Sono contento che il vostro conto in banca si è gonfiato, ma dovete chiedervi veramente se era per questo che intendevate spendere la vostra vita. E dovete chiedervi veramente se siete riusciti a rendere i pochi giorni che tra una ruga e l'altra, con le rughe che si infittiscono, questi pochi giorni veramente pieni di senso e di vita.
potete fare, no, no, non c'è bisogno dell'applauso. No, possiamo prenderci ancora 10 minuti, sì. Per 11:30 la presenta. Un quarto d'ora di respiro non ci serve. No, se avete qualche domanda, perché sennò io vado avanti, però io ho dei moduli di un'ora, cioè. Posso farti una domanda io? Per Marco. Voglio chiedere. Allora, secondo te, quali sono gli atteggiamenti, i comportamenti, cosa dobbiamo fare per avvicinare innanzitutto i nostri figli e i nostri vecchi? Come vedi, io non sono vecchio. Ti sei messo giustamente fuori dalla mischia. Io sono vecchio, ma però c'è qualcuno ancora più vecchio di me. Allora, secondo te, per recuperare questo gap che noi abbiamo anche nei confronti dei nostri giovani, dei nostri figli, che facciamo? Allora, primo, secondo me ci vuole una disciplina dell'uso di questi strumenti, ma soprattutto della logica che c'è dietro. E la logica che c'è dietro, qui penso soprattutto ai social network, e non diciamo che riguarda solo i ragazzi, da qualche anno a me l'amicizia su Facebook me la chiedono solo degli adulti. I ragazzi stanno scappando da Facebook proprio perché ci siamo noi adulti. Ed è il vomitatoio degli adulti, io vergogna per tante robe che postano gli adulti qua dentro. Ora, la logica che c'è dietro qua, a questo, è abbastanza terrificante. Noi viviamo in un paese, e nel paese ci sono tutti, belli e brutti. Nel paese hanno il diritto di starci tutti. La nostra vita fisica si svolge in mezzo a della gente. Se andate in piazza ci sono tutti quelli che hanno deciso di venire in piazza quel giorno lì. Qualcuno vi conosce e vi saluta, qualcuno vi sta molto simpatico, qualcuno vi sta antipatico, qualcuno non lo conoscete per niente, qualcuno è come voi, qualcuno è un po' più scuro, un po' più chiaro, un po' più giallo, un po' più rosso, e qualcuno ha le vostre idee, qualcuno è appena uscito dalla messa come voi, qualcun altro invece a messa non ci va e non ha nessuna intenzione di metterci piede per il resto dei suoi giorni, eccetera, eccetera. La piazza è il luogo dell'incontro delle diversità, dove in un paese le diversità sono obbligate a confrontarsi, a incontrarsi e a volte anche a scontrarsi. Questa cosa è anche potenzialmente pericolosa, no? Perché a volte ci può nascere un conflitto. E il modello che sta dietro invece alle relazioni virtuali è il modello del club, è il modello delle affinità. Per cui, attraverso internet, io che sono appassionato di pesca con la mosca e il cucchiaio, che ne so, mi confronto con tutti quelli appassionati della mia roba che stanno in Nuova Zelanda, a Bali, e ci sono queste comunità virtuali. Adesso questo è un esempio un po' esagerato, ma pensate a lì. E lì dentro io... E non c'è bisogno neanche che lo faccia, una volta lo dovevi fare, adesso te lo fa direttamente Google o Bing o tutti quelli. E a seconda degli argomenti che cerco di più nel cellulare, nel computer, insomma, comunque con il mio profilo, perché ormai ho un account e con quello devo fare tutto, e quindi Google sa benissimo che io oggi sono qua, perché gli ho chiesto come si faceva a venirci, lui me l'ha spiegato, ma in cambio vuol sapere che io sono qua. E a Google non ho mai detto che sono prete, ma Google l'ha capito da sé, anche Facebook l'ha capito da sé, che sono io, non c'è scritto che sono sacerdote, non c'è scritto che sono cattolico, ma mi manda tutte le pubblicità della nove da preti, che l'ha capito da sé. Attraverso questa, cioè qui dentro sempre di più si costruiscono delle comunità, si costruiscono dei contatti che possono avere riscontro nella vita reale o meno, sempre tra affini. È la logica del club, stiamo sempre tra di noi. E questo vale dal punto di vista generazionale,
Quindi gli adolescenti si sono trasferiti su Instagram, su WhatsApp, no? gruppi, in una logica sempre molto esclusiva. E per questo secondo me il comando di uscire, l'invito del Papa a uscire è estremamente importante, perché noi siamo fortemente a rischio di questa cosa. Noi cristiani siamo molto a rischio di fare la comunità degli affini, di stare tra di noi. Ancora di più per questa percezione che abbiamo addosso adesso di essere pochi, di essere un po' diversi, di non essere più maggioranza, di non contare più nella società, appunto per cui Cavalieri ci esalta l'idea dei numeri, li abbiamo un po' gonfiati però, i numeri gonfiati non sono reali, però vabbè, insomma, ci esalta l'idea dei numeri, di poter contare ancora, penso, non so quanti usano io, porterò più di 2000 ragazzi della mia diocesi al Giubileo a Roma e a Madrid, adesso non ho ancora le iscrizioni, erano 2350, non siamo andati a Madrid, a Reggio, no? Reggio, la rossa Reggio, la rossissima Reggio, la diocesi più comunista d'Italia, è quella che ha il numero più alto di giovani che partecipano alle giornate mondiali dei giovani e questi grandi eventi, no? E io me la tiro un casino quando mi fanno intervista, ah, voi siete la diocesi più numerosa, certo, siamo bravi, siamo belli, siamo tutto qua. Ma il rischio è che noi usiamo questi numeri per consolarci e dire che contiamo ancora, ma cosa se ne frega quando... E io vedo molto problematica la logica che c'è dietro a questa attrezzatura, e cioè io sto sempre con quelli che mi sono graditi. Il fatto che su Facebook posso eliminare le persone sgradevoli, mentre non posso farlo nel pianerottolo del mio condominio, e neanche gli odori riuscite a eliminare nel pianerottolo del condominio, cioè l'oggettività della vita è difficile. Cioè, se avete sotto una famiglia di ghanesi, possono essere buoni, santi e pure cattolici, ma gli odori che arrivano su sono impegnativi, sono oggettivamente impegnativi, perché io quando faccio una festa di ghanesi al mio oratorio, dopo si sente, e quando entro nella sala ci sono i ragazzi, si sentono anche i figli vostri, però in compenso adesso vivendo con due neri e avendo molta libertà con loro, quindi confrontandoci molto, intanto confidano che anche noi per loro siamo molto impegnativi dal punto di vista dell'odore, ecco. Ora il problema è la diversità, il problema è ritrovare appuntamenti, momenti di intrecci di diversità. Guardate, il rischio è che noi cristiani siamo i primi a volere ambienti esclusivi. Il rischio è che la nostra scuola cattolica diventi appetibile anche ai non cristiani, perché garantisce di essere esclusiva, non contaminata dalla diversità che invece nell'altra scuola, no, dagli extracomunitari, adesso extracomunitari poi fino a mezzogiorno, metà sono cittadini italiani, ma dalle presenze straniere, diciamo così, di provenienza straniera che abitano in altre scuole. Il rischio è che le famiglie della parrocchia mi chiedano in oratorio di fare l'ambiente protetto, rassicurante e sereno, dove tutti sono biondi con gli occhi azzurri e all'ombra del campanile sotto lo sguardo visibile del prete. Tant'è vero che di famiglie cristiane nel mio oratorio ce n'ho pochissime, cioè famiglie cristiane italiane, ce n'ho pochissime, e al centro estivo, cioè i centri estivi delle parrocchie attorno, che si riempiono di ragazzi, perché nel mio c'ho i neri, gli zingari e tutti gli sfigati della città. Ora il problema serio è che serve una contaminazione delle diversità, una contaminazione delle diversità che sa che la diversità genera conflitto e sa gestire il conflitto, non lisciando il pelo sempre per il suo verso, per poi dopo usando le occasioni rappresentate, per intenderci, non coprendo le statue con le tette fuori e il pisellino, perché quello non è un approccio alla diversità, e accettando anche che la mia diversità un po' ti graffi, perché la tua mi graffia, la tua mi fa male, insomma, la tua mi è a volte fastidiosa, mi è a volte, quindi, e accettare uno scambio della diversità. Poi
io mi chiedo sempre perché la Chiesa invece su questo sta nelle retrovie. In un mondo che dice falsamente la diversità non esiste, perché il mondo dice falsamente, è una menzogna, è un inganno. Penso al tema della famiglia. Io da qualche anno ho deciso di smettere di parlare dei gay e cominciare a parlare con i gay. E quindi tutte le occasioni che ho trovato ho cercato di coltivarle. E quindi ho tanti amici gay che frequento. Tanto andiamo a mangiare la pizza insieme, andiamo a bere, vado a trovare a casa, insomma, quando posso ci incontriamo. Ho scoperto un mondo, perché venivo da una famiglia contadina, per me manco esisteva, quando ero ragazzo, no? Frocio era solo un'offesa quando volevi, era quella prima di figlio di puttana, cioè frocio figlio di puttana, dopo si passa le mani, ecco, quindi per me... è un mondo fatto di persone, di sofferenze, non è una battaglia politica. Tra l'altro molti dei miei amici gay sono molto perplessi anche su tutta questa roba, loro lo sanno che non sono una famiglia, ecco, non è che... però com'è che noi non siamo invece davanti a tutti a... abbracciare la fatica della diversità, perché la diversità è fatica, e non, cioè abbracciare la diversità è una palla, abbracciare la diversità è una palla, abbracciare la fatica della diversità, per dire che la diversità ci è necessaria, non solo è un dovere, cioè per essere un buon cristiano devo andare incontro alla diversità, ma io ne ho bisogno, se non ho il diverso, io non riesco più a riconoscermi. Il confronto con gli atei, io frequento volentieri i mondi poco cristiani, poco cattolici, volutamente, quando il vescovo mi ha chiesto di studiare, ho detto no, però io vado all'università normale, e sono venuto all'università di Bologna. Perché per me, io dico sempre, cioè, l'ateo che dentro di me si sveglia tra l'altro sempre prima del credente, quindi già quando il credente comincia a dire le preghiere del mattino già è battaglia, no? Già è lotta, e io devo ascoltarlo, l'ateo che è dentro di me attraverso le voci dell'ateo che è fuori di me, e quindi noi abbiamo bisogno di questo confronto, di questo intreccio tra le generazioni. Una cosa molto interessante è che i ragazzi adorano i nonni sono diventati molto importanti. E, ad esempio, c'è una cosa, i ragazzi oggi fanno molta fatica a credere nell'amore eterno, perché hanno davanti una generazione di adulti che dell'amore coniugale non presenta proprio il volto più bello. E non penso solo alle coppie che si separano, penso anche a quelli che vivono di fatto trascinando, no? E che non danno nessun segnale, che insomma, che arrivate a 45-50 anni si pensa a lavorare, a sistemare le cose, a fare dell'altro, ecco. E invece, se voi guardate i profili dei ragazzi, il compleanno della nonna in cui si festeggia, il nonno gli dà un bacio. Il nonno, tra l'altro, i vecchi sono molto resti, insomma, le manifestazioni d'affetto, no? Quindi il nonno che dà un bacio alla nonna viene fotografato, postato su Facebook, una cosa meravigliosa. Cioè l'amore dei nonni è qualcosa che li affascina tantissimo, che li affascina enormemente. E bisogna creare le occasioni di incontro, cioè se noi non stiamo mica attenti, se noi non ci diamo una disciplina, questo qua ci divora. A partire da noi preti, cioè tu hai pranzo un giorno con i preti, giovani, i preti vecchi non ce la fanno, ma preti giovani dalla mia età in giù, ci troviamo a pranzo e tu arrivi a tavola e metà stanno, sono solo, cioè ci troviamo una volta ogni tre mesi, decidiamo quel giorno lì proprio per stare insieme, decidiamo di trovarci a pranzo e poi ognuno è perso sempre nel suo mondo. Per Marco c'è molta gente che sta impegnata, abbiamo un sacco di doveri, il mondo si ferma se ci fermiamo noi, però quindi gli intrecci. Costruite gli intrecci, la piazza, noi dobbiamo vivere la piazza, dobbiamo vivere il quartiere, dobbiamo vivere, abitare l'umano
che c'era fuori e lì costruire intrecci di diversità. E io credo molto a questa cosa, cioè in questo uscire. Questo tra l'altro ci permetterebbe di cambiare il linguaggio, se no il nostro linguaggio cattolicone roviniamo veramente la gente con certi linguaggi. L'altro giorno mi è capitata una ragazza, 20 anni, chiama, donna, bisogno, e dico guarda, sono via, torno stasera, ma se va bene, stasera alle 9, sì. Arriva dopo 30 secondi, ciao, come stai? Ragazza che ho conosciuto 2 anni fa, siamo andati insieme a lui 2 anni fa, non è che conosca tantissimo, siamo stati insieme 4-5 giorni a lui. Dopo 30 secondi, una fontana, mollata dal fidanzato, lui gli ha detto che non la ama più, dopo 3 anni, 2 anni e mezzo, 3, insomma, no? Storia semplicissima e normalissima. Ma mi ha impressionato perché insomma, io ho cercato di farla parlare su questa cosa, perché ho cercato di risignificare questa esperienza, che è un'esperienza normalissima, ma è anche un baratro, cioè voglio dire, quando accade è terribile per lei. Quindi, e a un certo punto mi ha tirato fuori questa cosa. È anche un periodo, e poi è un periodo almeno un anno che vado a messa pochissimo. Secondo me Dio mi ha punito per questo. No. Ora, a parte che ho detto che qualcuno glielo ha messo in testa questa roba. Qualcuno gliel'ha insinuata questa possibilità. Che andare a messa la domenica è un tuo dovere. E se non ci vai, prima o poi, qualcuno gliel'ha insinuata questa idea. Io ho detto, guarda, la legge della fisica dicono che il 90% della gente delle mie parrocchie non viene a messa e la vedo benone. Sta benone, proprio, cioè non mi sembra che ci sia una regola in questo senso, quindi escluderei questa regola. Però qualcuno gliel'ha messo in testa. Noi dobbiamo stare attenti ai nostri linguaggi. Cioè, io sono convinto che è importante che la gente venga messa, non è che dico andare a messa e non andarci è la stessa cosa. A me io dico sempre che dei miei ragazzi vedo sempre quelli che non ci sono. Io vedo sempre quelli che non ci sono. E cosa di quelli che non ci sono. Però dobbiamo rinnovare i linguaggi, se no creiamo delle immagini di Dio. Voi capite quanto è distante il Dio che ti punisce perché non vai a messa dal Dio che ti abbraccia quando hai sbagliato, prima ancora che tu sia pentito. E tu ti penti perché lui ti abbraccia, ma in realtà tu eri ancora attaccato al tuo peccato. In realtà ti piaceva proprio quel peccato lì. Ti lascio respirare un po'. Dico una cosa. No, che pure. Si vuole sapere chi è che ha tirato fuori quella storia lì. Glielo dico io, che sono nato immediatamente dopo la guerra. La nostra generazione è venuta su con quell'idea, con quel chiodo di andare in casa. Ma parte questa osservazione. Mi ha fatto molto piacere ascoltarla, credo come tutti. Le faccio una domanda che sembra indirizzata a un caso particolare, ma invece ritengo possa dare tutti di educazione a tutti noi. Perché lei si è fatto prete? Qualcosa l'abbiamo capito. Zappare non so zappare. Indicare mi vergogno, dice. No, in realtà mio padre, io vengo da una famiglia contadina, ho passato la mia adolescenza sui trattori, tuttora provo un'emozione quando vedo un trattore e una botte da liquame, cioè un carro. E venendo qua ho guardato tutti i campi come sono coltivati, io vedo sempre.
Che ne so, io dico sempre che boh, a un certo punto mi sono messo in testa questa roba e cioè in realtà io ho cominciato amando i poveretti e accorgendomi che c'era qualcosa di misterioso e di grande nei poveri, sono partito con i disabili, e in un tempo in cui non era poi come oggi, oggi avevo quasi l'esaltazione della disabilità, diversamente, però, 30 anni fa, sono partito molto giovane. E poi vabbè, poi l'Africa, le missioni, quindi 18 anni mentre facevo la quinta sono stato in Africa. E poi ho deciso di partire. Una cosa sola avevo chiara: non sarei entrato in seminario. Non volevo entrare in seminario. Fare il prete anche, ma non volevo entrare in seminario. Il seminario nostro, che somiglia un po' al vostro, manca solo la collina, voi qui c'è la collina, però costruzione anni 50, no? Così tutto ad Alveare, mi mettevo un'angoscia terrificante, la vita borghese dei seminaristi. E quindi sono partito il 27 di ottobre del 1989, avevo 19 anni, ho vuotato il portafoglio nel comodino e ho preso uno zainetto con due maglie e due mutande e sono partito in autostop. E ho cominciato a vivere in casa con dei poveretti, in diverse comunità, per 3 anni senza un soldo in tasca. Cioè. E poi nel mio discernimento, diciamo così, è cresciuta questa consapevolezza che dovevo fare il prete, il vescovo non ci ha mollato, almeno 4 anni di seminario, che poi ho fatto un po' così, perché nel frattempo sono stato in Albania, sono stato, diciamo, un'anima inquieta, ecco, un anno un po' in pena. E poi sostanzialmente mi sono trovato che tutti mi hanno detto che non ero adatto a fare il prete. E mi sono interrogato molto su questa cosa, perché cioè, me l'hanno detto proprio concretamente, non me l'hanno ordinato. E quindi ho dovuto faticare un po' interiormente e ho deciso questa cosa, che contrasta un po' con il brano della vocazione di Geremia che leggiamo stamattina, no? Ho deciso che non è Dio che mi ha chiamato a fare il prete, però Dio è molto buono e l'ho deciso io. Ma sono stato così testardo che ho convinto anche lui, cioè io di fronte alla mia caparbietà e mi ha detto vabbè, proprio guarda, non ci avevo mai pensato, proprio l'ultima cosa che mi era venuta in mente, però ci tieni così, tipo come fate, Dio fai così, non è che Dio c'ha il librettino con scritto tutto quello che dobbiamo fare, no? La nostra vocazione non è che Dio ha deciso tutto e noi dobbiamo scoprirci, no? Insomma, mi sembra che ho convinto anche Dio. Convincere il vescovo è stata durissima e anche i successori, sono già il terzo successore, vedo la fatica anche negli altri vescovi a convincersi del fatto che possa fare il prete, però sono contento, cioè, ho convinto anche mio padre, il quale mi ha sempre detto, a me piaceva proprio lavorare, mio padre aveva costruito l'azienda per fare 2 figli maschi, quando io ho compiuto 18 anni, quindi potevo finalmente avere la patente, e mio padre mi ha sempre detto, ma con tanta, ve lo dico in dialetto reggiano, ma con tanta cinta che non voglio fare niente. Ma mi attaccati a lavorare,